a questa nuova ennesima puntata di A Lumière di Candela, la rubrica cinematografica di Radio Doppio Malto. Fra l'altro siamo contenti perché ormai abbiamo festeggiato ampiamente il primo anno di Radio Doppio Malto e credo anche il primo anno di A Lumière di Candela, perché non ricordo la prima puntata. Bene o male penso di sì, un anno di abbuffate. Sì, esatto, praticamente. E niente, questa puntata continueremo con questa rubrica nella rubrica su il fumetto nel cinema. Quest'oggi, Jonathan, tu hai proposto, che io lo aspettavo, non mi capacitavo che non l'avessi ancora nominato, diciamo forse il tuo eroe fumettistico preferito. Sì, non sono un divoratore assurdo di fumetti, però Zagor è stato l'eroe della mia infanzia e continua ad esserlo all'oggi. Ecco, la domanda mia è: perché? Sarà per la camicia tamarra? Sarà per il taglio di capelli selvaggio? Devo dire che quando io arrivai a Zagor, cioè iniziai questo percorso formativo con la lettura di Zagor, era in fine anni 90 e imperversavano gli Eiffel 65. Ah, proprio, quindi cioè, praticamente ho associato Zagor agli Eiffel 65. Però questa è forse l'unica cosa tamarra reale. Ma cosa c'entrano gli Eiffel 65 con Zagor? Scusa. Non lo so, però era il periodo in cui leggevo e ascoltavo, e allora andavano tanto di moda quei. Va bene, non cerco oltre di addentrarmi per capire in il filologico, esatto. Ok, mi rifiuto, diciamo. Allora, Zagor, cosa dire? Zagor è legato indissolubilmente a due nomi, insomma. Sì. Uno è Gallieno Ferri, se lo dico giusto. Vai tranquillo. E l'altro cos'è? Guido Nolita, che però... Sì, che i più non conosceranno, esatto, perché è uno pseudonimo. Cioè, praticamente è lo pseudonimo del Sergio Bonelli, che è figlio di Gianluigi Bonelli, ossia il fondatore della Bonelli Editore. Della Bonelli Editore. L'avevamo già, per chi si ricorda, nella puntata di Dylan Dog, sì, c'era già stato nominato. Sì, all'epoca si chiamava la Araldo, che era la casa di... Poi in seguito divenne la Sergio Bonelli Editore, grazie anche al figlio. E lui in sceneggiatura si firmava Guido Nolita. Cioè, Zagor è una creatura nata da Gallieno Ferri, che è il padre storico, che è un grande sceneggiatore, un grande disegnatore, del fumetto italiano, e Sergio Bonelli, che all'epoca iniziava proprio a farsi strada nella sceneggiatura. Ecco, ma parliamo un attimo del personaggio velocemente. Zagor, che cosa ci puoi raccontare? Io non lo conosco, cioè lo ammetto, non mi ha mai ispirato a me la maglietta tamarra. Ma non è, in realtà è una maglietta che ha una sua logica, che se tu non l'hai letto gli albi non puoi capire. Comunque ha una logica che va al di là del tamarro, insomma, è una stampa, cioè come... c'è gente che ha, non so, in John Lennon sulla mano, vabbè. Okay. Comunque, allora, Zagor Tenai nasce nel 1961, perché Zagor Tenai? Perché è il nome indiano, cioè lui praticamente è una specie di... è un ibrido tra Tarzan e il western, perché comunque i suoi vengono trucidati si pensa, indiani. Infatti poi saranno indiani, ecco, cattivi. E lui nasce in una tribù a cui gli viene affidato questo, gli viene affibbiato questo nome Zagor Tenai, che in realtà in dialetto algonchino o algolchino, mi scusi noi più, significa spirito con la scura. Però in realtà nelle lingue dei nativi d'America questo termine non significa nulla. Quindi esatto, è l'estro dei nostri italiani, esatto, che all'epoca avevano questa... questa verve, no? Sì, sì. Beh, è bello perché intanto Sergio Bonelli con questo personaggio dà sfogo alla sua voglia d'avventura nel fumetto, perché lui è appassionato dall'avventura. Infatti Zagor è ambientato in epoca western, in epoca precedente al periodo in cui è ambientato Tex. Mm-hmm. Tex è più giovane di Zagor, se vogliamo dare una temporalità. Il bello è che Zagor, essendo un semi-Tarzan, si gira tantissimo in questi albi del fumetto. Arriverà in Inghilterra, arriverà in Scozia, in Africa, combatterà con Highlander, con Highlander. No, non sto scherzando. E con Bela Lugosi.
No! Sì, sì, lui farà tutto con alchimisti, con tessitori. Quindi, cioè, è anche un lavoro di commistione di genere. Bravissimo, Zagor. Non è un puro western come può essere Tex. No, assolutamente. Che è in realtà anche Tex, poi, da quel che so. Sì, anche Tex ha elementi, esatto. Però elementi molto limitati. Però la predominanza del western è fortissima. Infatti. In Tex. Invece in Zagor, mi sembra di capire... Zagor è tutt'altro. Zagor vive a Darkwood, questa fantomatica e fantastica regione americana che non esiste in realtà, foresta nera. E, ce n'è una, ma è in Germania. Sì, no, Zagor non è Zagor, quindi non potrebbe mai Zagor Tnai, esatto. Non potrebbe mai esserlo. E quindi lui si sposta continuamente. Chiediamo scusa ai tedeschi innanzitutto. Sì, infatti, chiedo scusa. E questo fa sì che il fumetto di Zagor abbia delle sceneggiature creativissime, delle sceneggiature che possono spaziare in ampi fronti. E infatti è questo che si è fatto in questi 500 e passa, se non sbaglio 600 ormai, albi del fumetto, perché essendo nato nel 1961 ha avuto tutto il tempo di espandersi e continua ad avere successo. Ma aspetta, successo. È nato il fumetto nel 61? Sì, il personaggio nel 61. No, il personaggio nel fumetto è nato nel 1961? Sì, nel 61. Ma si è detto che antecedente a Tex? No, in epoca temporale Tex vive in un periodo che è post Zagor. Sto parlando dell'ambientazione, non della nascita del fumetto. Ah, ok. Ah, no, ma infatti, cioè, nel 61 esce Zagor come fumetto. Sì. Ah, boh, ecco, no, avevo capito. Nel che 48, nel 1948. Nel 1948 esce Tex. Chiedo scusa, avevo capito male. Nessun problema, vero. Comunque, questo per quanto riguarda il personaggio. E, io mi ricordo nel lontano 98 che venne pubblicata. L'aneddoto della lettera? Sì, praticamente... Sentite, perché è pura poesia. Sì, infatti. Nel lontano 1998, ero ancora un infante, vivevo a Reggio Calabria, insomma, allora mando una lettera, tutto quanto preso, a Sergio Bonelli, mi rispondono e... A parte che mi avevo scritto, ci scrive il nostro fido Jonathan Squillace da Reggio Emilia, in realtà vivevo a Reggio Calabria, ma a parte questo, tipo, stavo tornando a casa dall'edicola, comincio a fare dei balzi che miracolosi, gridando mi hanno risposto alla lettera mia, con tutti i vicini, figurarsi, esatto. Sai, tipo le signore, esatto. Le vedove, e tutti, guarda, poi a mollarti scoppellotti nella nuca, quasi, perché, quasi. Che, questo è Jonathan a Reggio Emilia, sì, infatti. Sotto falsa entità. Comunque, ecco, questo è l'aneddoto della lettera, quindi io sono privilegiato, perché privilegiato, ma vattene. E insomma, beh, allora diciamo che passiamo poi a parlare, dilunghiamo sulle figure appunto di Guido Nolita e Gallieno Ferri, e Gallieno, sì, che Ferri, sono i creatori, esatto. Ma poi capiremo perché in questa puntata abbiamo messo Zagor, perché non si parla solo di fumetto. Ovviamente, cioè, il nostro è una rubrica del fumetto nel cinema, e tu, certo, hai tirato fuori di quelle cose che non oso non neanche immaginare, esatto. Bene, adesso un momento musicale, parlo due secondi, perché è un gruppo che ho già sentito e mi ha stupito, mi è molto piaciuto in due occasioni, ho avuto la fortuna di ascoltarli. Sono i Café des Ordres, sono un trio veronese, e fanno una musica folk ma molto particolare, molto propria, e il primo pezzo che sentiamo si intitola La Carovana, gustatevelo. Sono arrivati alle porte di Roma tutti sudati e stanchi, pieni d'argento, carichi d'oro nei loro vestiti lerci, nei loro vestiti tutti sudati, nei loro vestiti tutti sudati. Il silenzio domina, sembra città.
nessuno se n'era accorto e trasportava la carovana fila di carne umana nei loro vestiti tutti sudati, nei loro vestiti tutti sudati. Il silenzio domina, sembra dorma la città, nel silenzio si agita. Ed eccoci di nuovo a voi dopo questa canzone, ripeto, Caffè Desordre, trio veronese con la carovana. Passiamo allora a parlare un attimo degli autori di Zagor, no? Questo... Sì. Anche perché se si, come per Dylan Dog, se approfondiamo gli autori capiamo meglio il personaggio, esatto, e la sua caratterizzazione, no? Allora, gli autori sono sostanzialmente due i creatori reali del personaggio. Uno è Gallieno Ferri, punta di spicco del fumetto italiano. Lui nasce nel 1929 e inizia la carriera disegnando per l'editore Giovanni De Leo Il Fantasma Verde e Piuma Rossa. Erano anni in cui il fumetto nasceva realmente in Italia, no? Dal 1949 disegna la prima serie di Mascar. Poi collabora con il giornale a fumetti Il Vittorioso e comincia a illustrare le avventure dell'indiano Tom Tom, che non è un navigatore satellitare. Non credo che ci fossero i denti. No, infatti, come dicevi tu, è una guida. È una guida turistica, ecco, indiana, sì. E della giubba rossa Thunder Jack. Ecco, questo è l'esordio di Gallieno Ferri. Poi dal 61 arriva la creazione insieme a Sergio Bonelli, che qui usa lo pseudonimo di Guido Nolitta, di Zagor, uno dei personaggi che continua tuttora ad essere una pietra miliare, ecco, della Sergio è Bonelli. È uno dei personaggi di spicco, sì, della Bonelli, storico. Ha una produzione ormai indefessa, ma continua ad avere successo anche tra i giovani. Sì. E lui curerà tutte le copertine a colori degli albi, a parte una leggera divagazione nel 1975, quando curerà 115 copertine di Mister No, altro personaggio di spicco. I più lo ricorderanno perché ha questa, il capello brizzolato, sì, la fiancata della testa bianca praticamente. Esatto. E anche lui personaggio votato all'avventura, ecco, che è un po' abbastanza, diciamo, della prima, dei primi eroi Bonelli, quelli più vecchi, è una costante la questione dell'avventura. Poi arrivarono personaggi come Martin Easter, Dylan Dog, Dampir, un po' più dark, esatto, vabbè, poi Nathan Never nella fantascienza. Infatti io Mister non lo ricordo perché comunque lui è il classico antieroe. Sì. Cioè si trova nelle situazioni, se le cerca, sì, esatto. Però si trova, ma non avrebbe neanche voglia di assumersi la responsabilità. Comunque, nel 2009 a Gallieno Ferri è stato assegnato il premio Romix d'Oro, legato al fumetto italiano, è giusto ribadirlo. Passando a Sergio Bonelli, invece, che purtroppo ci ha lasciato, è nato nel 1932 ed è scomparso nel 26 settembre 2011. Due anni fa quasi, ormai. Sì. Infatti questa è stata una perdita grave per il fumetto italiano. Sergio Bonelli è il fumetto italiano, sostanzialmente. E lui, vabbè, è stato un fumettista e un editore italiano. Lui comincia nell'azienda del padre, Gianluigi Bonelli, prima fattorino, poi magazziniere, poi risponde alle lettere dei lettori, finché nel 1958 inizia la carriera di sceneggiatore, appunto sceneggiando Il ragazzo nel Far West, all'epoca andavano tanto le storie di ambientazione western, fino al fatidico 1961 in cui crea Zagor. La chicca del nome Zagor Tenai, il nome nativo americano, sì, quello che gli affibbiarono gli indiani, perché lui comunque la storia vuole che sia figlio di
madre e padre inglesi sì, spostatisi in America, e il vero nome di Zagor è Patrick Wilding. Questo è Luca Menegazzi, il nostro regista, sì, e cercatore e correttore in tempo reale, esatto. E lui ebbe l'idea miracolosa di dargli Zagor Tenai sull'Autostrada del Sole, e qui mi prendo un altro, sono onorato appunto, perché è l'autostrada che faccio per andare giù in Calabria ogni tanto, quindi comunque diciamo che lui aveva pensato ad Ajax come prima di Zagor Tenai, solo che si accorse che era il nome di un detersivo, oltre che di una squadra di calcio, era parecchio usato, ecco, esatto. E infatti non era parecchio inflazionato. Però Ajax, perché è un bel suono, sì, vive, sì, tuttora nel grido di battaglia di Zagor, che nel fumetto è Ajax. Esatto. Però effettivamente come rullo di Tarzan io non lo so. Che Ajax Tenai sarebbe suonato male, infatti. Zagor, sì, un po' strano come... Sì, evitiamo che come ci arrivino... Esatto, ecco. Sì. No, va benissimo Zagor. Benissimo. Non vorrei subire una multa. Esatto. Da allora io direi che adesso dovremmo affrontare Zagor nel cinema, e qui arriviamo alla parte che mi fa molto paura. Curiosissimo caso turco. Da, no, non dirlo, no, volevo tenerlo nulla. Segreto ancora. Okay. Prima però ritornano i Café des Ordres con un altro bellissimo pezzo, questa volta dal titolo L'Alchimista. Buon ascolto. Si guarda stento nello specchio, non conosce il lento passo del tempo, goccia a goccia l'alambico cala, e nei suoi occhi c'è una luce strana. L'alchimista si è alzato in piedi, senza aspettative o desideri, vive solo di allucinazioni e studia le filosofie orientali. Ma lo inonda e svanisce. Ed eccoci ritornati a voi con questa ultima parte di Le Mare di Candela, dedicata al personaggio della Bonelli editore Zagor. E questa, come dicevo prima, è la parte che mi fa paura, perché tu sei riuscito come tuo solito a scovare cose impensabili. Dici quindi cosa hai trovato? Al grido di mamma li turchi! Agna le orecchie! Scusami, ci sta appieno questo grido. Perché c'è da dire che negli anni 70, i primi anni 70, dal 70 al 71 in poche parole, escono tre film apocrifi, è proprio il caso di dire apocrifi, o meglio illegali, ispirati al mito di Zagor. C'è da dire una cosa, allora il fumetto di Zagor, come hai detto dove? Fumetto,
in Turchia, ecco. L'avevo detto prima, beh, ma mali turchi. Sì. E Zagor, il fumetto, approda, è amatissimo anche fuori dall'Italia, sì, sì. Anche in Brasile, in Germania, anche in Turchia, soprattutto in Turchia è amatissimo, come uh-huh. Bud Spencer in Germania. Chissà che soldi quindi per la Bonelli uno pensava, in realtà negli anni 60 approda in Turchia sulle, come dice qua, sulle rive del Bosforo, ok, sì. In maniera tutt'altro che legale, ecco. Cioè praticamente si cambiano le copertine, il contenuto è quello della Sergio Bonelli, ma l'Araldo, all'epoca la pre-Sergio Bonelli, non vede una lira sui diritti, ecco. Cioè sembra una sorta di masterizzazione cartacea. Esatto, è una cosa parecchio bizzarra. Ok, allora c'è da dire che in questo decennio, o meglio tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, in Turchia comincia a crescere l'industria cinematografica, un po' come in Italia, in Spagna, in Germania, e nasce una cinecittà turca che praticamente si chiama Yeşilkam, dove vengono prodotti una serie indefessa di schifezze, ammettiamo. No, non dire così, anche perché non vorrei un avviso di garanzia dai turchi. Dai turchi, no, ecco. Ma film come in Italia, tipo horror, polizieschi, storie del terrore, western, finti supereroi, addirittura c'è uno Spider-Man cattivo, turco. È una versione turco, è una versione apocrifa di Batman. Tra l'altro tu immagina questi protagonisti, no, in America, invece sono in Turchia, esatto. A delimitare, insomma, ecco la sì. Comunque c'è un produttore, Asal Suan, che finanzia nel 71 due film sul fumetto di Zagor. Guarda. C'è in realtà nel 1970 già un film Zagor, però ha solo il titolo di Zagor, perché in realtà è uno spaghetti western, o meglio, che cos'è che si mangia in Turchia di più? Couscous, no, quello non è turco. Mettiamo il goulash western, anche se è ungherese. Esatto. Sì, comunque non è uno spaghetti western, ma è un turkish western. È un falafel western. Ok, benissimo, okay. Abbiamo trovato un termine, esatto. Nuovo. Il primo del 70 è un falafel western. Gli altri due, Zagor, L'oro del pirata nera, perché non dirò il titolo turco perché è illeggibile, almeno da parte mia, mi scusino i turchi. E tra l'altro credo che tu abbia detto l'oro del pirata nera. No, l'oro del pirata nero, scusate. E Zagor, il guaio nero, ecco il imperante questo scolore, sì. E sono liberamente ispirati allo spirito con la scure. Quindi sono delle storie che non sono prese dai fumetti, ma c'è una libera ispirazione. Mm-hmm. C'è un personaggio che interpreta Chico e viene chiamato per interpretare Zagor il giovane acrobata Levent Kakir. O Levent Kakir, ecco, sì. Non, mi scusi, signor Kakir. E tra l'altro gli somiglia un botto, eh? Sì. Cappellone, anni ciuffone. Sì, il classico belloccio degli anni 70, ecco. Ma anche adesso, insomma. Ecco. Sì. Beh, lui interpreta due film. I film sono abbastanza alla buona, sì, diciamocelo, sì. Pure. C'è addirittura qualche fugace nudo femminile che nel fumetto non c'è, no, però c'è. Sai, per pur di sì, avere. Esatto. E clienti al cinema, spettatori al cinema, ecco. In Turchia soprattutto. Comunque c'è il servizio militare, quindi l'attore si fermerà dalle scene e rimarranno questi due film. Al ritorno, per parlare di Kakir, sì. Lui verrà richiamato al cinema, però nel frattempo le cose sono cambiate in Turchia. La Yeşilkam produce in maniera maggiore film hard. Ah. Il nostro Kakir. Zagor turco, esatto. Non si rifiuta sdegnosamente di prendere parte. Ah, pensavo no, che fosse lanciato in una nuova carriera. No, in realtà la carriera è finita lì, a parte okay. Qualche ruolo di cattivo dal 1981 in poi. Allora, il bello di questo è che la Sergio Bonelli non vede una lira, perché come sono c'era detto prima. Copie piratate. Esatto. Però da un lato, è il caso di dirlo, Bonelli è fiero che finalmente un suo personaggio abbia preso una deriva cinematografica. Poi ha visto Zagor. I film. No, in realtà okay. Dall'altro ricordiamo che comunque uno sceneggiatore nonché l'editore, quindi un po' sicuramente di sangue agito se lo sarà fatto, ovvio. Perché sono edizioni tuttora illegali. Esatto. Però nel frattempo
E c'è da dire che in Europa nel 2010 praticamente una casa editrice di Istanbul, la 1001 Roman, decide di invitare i creatori di Zagor ad una mostra fumettistica sul Bosforo. Mm-hmm. In questo caso non potrà essere presente Bonelli, non per diatribe varie, ma perché è impegnato a Lucca. Gallieno Ferri invece andrà e tra l'altro con un gran successo, perché in Turchia, come dicevamo, Zagor è un'istituzione. Sì. E ci sarà anche Levent Kakir, che non vedeva l'ora di conoscere uno dei creatori, anche perché Kakir in Turchia è spesso associato a Zagor. E tuttora Zagor miete tantissimo successo. Quindi possiamo dire che questa storia ha un lieto fine, perché effettivamente non c'è una guerra fra la Bonelli editore e il produttore di Zagor, ma bensì un bel episodio che arriva pacificamente. Ecco, infatti, per chi volesse approfondire questa occasione ghiotta cinefila, viene prodotto un DVD in lingua turca con sottotitoli in italiano, sì, di uno dei due film. Dovrebbe essere Il tesoro del pirata nero. Lo sto cercando. Ecco, sì, tra l'altro, cioè, è difficile reperire. Cioè. In realtà, se vai neanche su un sito tanto turco dovresti, però il problema è che io non so il turco. Ecco. E tra l'altro, il turco non è una delle lingue ecco, più semplici. Facciamo un appello, qualche ascoltatore che conosca il turco, contatti Jonathan Squillace, perché non riesce ad accedere alla pagina. è reale questo. Esatto, non riesce ad accedere alla pagina per scaricare, per cercare di avere il film. Certo. Allora, beh, diciamo, chiudiamo adesso la puntata, anche perché sinceramente li stimamma i turchi. Ma dedicheremo una prossima puntata alla filmografia, al cinema turco. Non vedo l'ora, c'è anche un ET formato turco. Cioè, no, va. Non sto scherzando. No, so, quello è il problema. Allora, io direi che oggi chiudiamo con questa puntata dedicata al fumetto. Fra l'altro, Jonathan, tanti faccio gli auguri, sappiate tutti ascoltatori, che Jonathan Squillace si sta gettando in una nuova carriera, ovvero si è gettato nella pasticceria, diciamolo. Oddio, Jonathan. Tra l'altro. Sì, farò quando dico si è gettato nella pasticceria non intendo in senso letterale del termine, perché io ho pensato questo quando mi ha detto mi getto nella pasticceria e direttamente a tuffo, esatto. Sei libero. E insomma, no, volevo tirarla fuori. Mi va bene. Non c'entra niente, lo so. Ma mi volevo ammazzato, tirarla fuori. Ma va bene. Esatto, sappiatelo tutti. Ecco. Allora, ora chiudiamo questa puntata. La prossima volta di cosa parliamo, Jonathan? Parleremo ancora del fumetto un'altra volta, poi cambieremo attimo filone. Il fumetto italiano, quello vintage, lo chiamo io, nel cinema. Quindi faremo un attimo, parleremo dei decenni in cui il fumetto italiano approda al cinema, i vari decenni, 60, 70, 80. Ma che razza di anello hai, Elisa? No, scusa. Chiudiamo la puntata. Hai fatto un movimento con la mano, mi è arrivato. Mi hai visto. Mi è arrivato nell'occhio un brillio. È luccicoso. Cos'è, no? Era un anello che avevo in una cravatta luccicosa. Che pacchianata. Scusa, e quando parlo di cinema devo essere kitsch maggiormente. Vi salutiamo qui. Allora, signore, con quest'ultima perla di Jonathan Squillace. Perla luccicosa, cioè. Esatto, esatto. Dal vostro Francesco Antonini e dallo sbrillucicante Squillace Jonathan. Un saluto e alla prossima.